questo è un avversario che fa riemergere tutta la rabbia di quel momento, perché di fronte ai cancelli del 22 giugno dello scorso anno ci siamo ritrovati con questa notizia improvvisa della chiusura dello stabilimento. Oggi abbiamo uno scenario che è importante, che è quello che abbiamo di fronte per costruire il futuro dello stabilimento, e riguarda la reindustrializzazione. Noi veniamo da una battaglia che i lavoratori hanno fatto in maniera veramente intensa per ottenere dei diritti. È arrivato anche da parte del governo sicuramente una misura importante, segno dell'ascolto verso questi lavoratori, ovvero la introduzione della cassa integrazione, ma al 31 dicembre di questo anno, del 2019, i lavoratori non avranno nessun ammortizzatore se non la mobilità, almeno che non si riesca a reindustrializzare lo stabilimento. Noi vogliamo lavorare proprio in tutti questi mesi che abbiamo davanti per questo obiettivo, perché arrivino investitori che possano far rivivere questo luogo, che è un luogo di lavoro addirittura dalla fine dell'Ottocento e che deve continuare ad essere anche per i prossimi anni, perché il senso di questa battaglia è proprio costruire il futuro per il nostro territorio.